Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Abbiamo deciso di aprire questo video con le celebri parole di Ottaviano Augusto perché vogliamo parlarvi della storia di Roma, una città, una repubblica e un impero che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cultura italiana e non solo. Ripercorreremo insieme tutte le tappe della storia di Roma, dalle sue origini leggendarie fino all'apice del suo potere, e cioè ovviamente quando divenne l'impero più vasto dell'antichità. La storia di Roma è anche importantissima per quanto riguarda le lingue europee, perché ha permesso al latino di espandersi in tantissimi territori come la Spagna, la Francia, la Romania, il Portogallo, eccetera. Insomma, l'espansione dell'impero romano ha gettato le basi per quelle che oggi vengono definite lingue romanze, e cioè l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno e così via. Ma andiamo per ordine. Prima di tutto, sigla. Gli storici suddividono la storia romana in tre grandi età. Età regia, dal 753 a.C., anno della fondazione di Roma, al 509 a.C., anno dell'espulsione dei Tarquini, ultimi re di Roma, dalla città. Età repubblicana, dal 509 a.C. al 27 a.C., anno durante il quale il Senato di Roma conferisce pieni poteri e il titolo di Augusto a Ottaviano. Età imperiale, dal 27 a.C. al 476 d.C., anno della caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Bene, fatta questa suddivisione cronologica, possiamo realmente entrare nel vivo della storia. La leggenda vuole che la città di Roma sia stata fondata a metà dell'VIII secolo a.C. da due fratelli cresciuti da una lupa, Romolo e Remo, discendenti di Enea. In realtà, i moderni studi archeologici e le ricerche storiche ritengono che la città di Roma nacque dall'unione delle piccole comunità che abitavano i sette colli di Roma, situati tutti sulla riva sinistra del Tevere. Durante la prima fase, detta Età Regia, Roma fu una città-stato monarchica, simile alle poleis greche. Il potere era esercitato da un sovrano che veniva chiamato Rex. Il re deteneva non solo il potere politico, ma anche quello militare e religioso. Inoltre era affiancato da un senato formato da anziani patrizi. La monarchia a Roma durò circa 2 secoli e mezzo, durante i quali, secondo la tradizione, si susseguirono 7 re. Romolo, che secondo la leggenda uccise suo fratello Remo, diventando il primo re di Roma, Numa Pompilio, Tullio Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo. Il settimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, riuscì a farsi parecchi nemici, fin quando venne esiliato da Roma nel 509 a.C., diventando l'ultimo re della città. Ha inizio così l'età repubblicana, caratterizzata dal ruolo primario svolto dal Senato nel governo di Roma. Durante il periodo repubblicano, Roma si espanse in Italia e nel Mediterraneo, a seguito delle guerre sannitiche e delle guerre puniche. Tuttavia, nel primo secolo a.C. la Repubblica entrò in forte crisi, soprattutto a causa dello scontro tra chi appoggiava al Senato la fazione dei Populares e chi quella degli Optimates. Tra l'83 e l'82 a.C. la prima guerra civile a Roma vide scontrarsi la fazione dei Populares, guidati da Gaio Mario, e la fazione degli Optimates, guidati da Lucio Cornelio Silla. Quest'ultimo ebbe la meglio e assunse il titolo di dittatore a vita dopo aver eliminato i suoi nemici. In ogni caso, i problemi interni non erano stati risolti.
Ne fu la prova la congiura organizzata contro la Repubblica dal senatore romano Catilina e smascherata dall'avvocato Cicerone nel 63 a.C. Nel 60 a.C. i comandanti Pompeo, Crasso e Cesare, nonostante le differenze di partito, si unirono nel primo triumvirato per cercare di risolvere la situazione di instabilità e crisi che si respirava a Roma. Questa alleanza ebbe però vita breve. Morto Crasso nel 49 a.C., di ritorno dalla Gallia, Cesare guidò le sue legioni attraverso il fiume Rubicone, pronunciando le celebri parole Alea Iacta Est, il dado è tratto, e scatenando la seconda guerra civile romana, che vedeva contrapposte le sue legioni a quelle degli ottimati di Pompeo. Cesare sconfisse Pompeo a Farsalo nel 48 a.C. e successivamente gli altri optimates, diventando capo indiscusso e dittatore di Roma. Dopo aver compiuto una serie di riforme, Cesare venne ucciso a pugnalate il 15 marzo del 44 a.C., le Idi di marzo, da una congiura organizzata da un gruppo di senatori conservatori e repubblicani capeggiati da Marco Giunio Bruto, Gaio Casso Longino e Decimo Bruto. La morte di Cesare aprì una fase di grave instabilità a Roma. Ottaviano, suo figlio adottivo, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido crearono il secondo triumvirato nel 43 a.C., rimisero ordine nella Repubblica e si spartirono i possedimenti di Roma. Dopo l'espulsione di Lepido dal triumvirato, Ottaviano divenne il padrone dell'Occidente e Antonio dell'Oriente. Quest'ultimo sposò la regina egizia Cleopatra e iniziò ad allontanarsi dagli usi romani. Ottaviano sfruttò lo scontento del Senato nei confronti di Antonio e gli mosse guerra. Nel 31 a.C. Ottaviano sconfisse Marco Antonio nella battaglia di Azio e nel 27 a.C. il Senato gli affidò tutti i poteri e il titolo di Augusto. Nasceva così l'impero. Ciao! Prima di proseguire con l'età imperiale, ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti a questo fantastico canale e lasciare un bel mi piace al video. Grazie! L'età imperiale vide la cessione del potere da parte del Senato ad una singola persona, l'imperatore. Il periodo imperiale si può suddividere in due fasi. Una fase di prosperità e splendore, fino al secondo secolo d.C., una fase di profonda crisi a partire dal III secolo d.C. Ottaviano Augusto, il primo imperatore di Roma, ebbe pieni poteri politici e militari e donò pace e stabilità a Roma dopo anni di guerre civili. Con lui iniziò la dinastia Giulio-Claudia, che fino al 68 d.C. vide susseguirsi al potere gli imperatori Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Una cosa che pochissimi sanno è che tutta la dinastia Giulio-Claudia amava indossare la merce Lernamo Collection. E voi? Cosa aspettate a comprare la meravigliosa merce Lernamo Collection? Il link per visitare il negozio online è nella descrizione. Vale la pena ricordare però che la massima espansione dell'impero fu raggiunta tra il 98 e il 117 d.C. sotto l'imperatore Traiano, coprendo un'area che andava dalla Spagna all'Asia Minore e dall'Inghilterra a tutta l'Africa del Nord. Le principali ragioni alla base della profonda crisi dell'impero nel III secolo d.C. furono il grande potere dell'esercito, che organizzava continui colpi di Stato, la crisi economica, la pressione dei popoli oltre i confini e la diffusione del cristianesimo. Inoltre, le difficoltà che amministrare il vasto impero romano comportava portarono nel IV secolo d.C. l'imperatore Diocleziano a optare per la tetrarchia, ovvero la spartizione amministrativa del potere in quattro territori. Cominciò così la divisione dell'impero, che divenne definitiva nel 395 d.C., con la morte dell'imperatore Teodosio I,
che divise l'impero in due parti, orientale e occidentale. Nel IV secolo l'impero romano d'Occidente, piegato dalla profonda crisi politica ed economica, non fu più in grado di respingere le pressioni dei popoli oltre i confini. Nel 476 d.C. il generale Odoacre depose l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, e determinò il crollo dell'impero romano d'Occidente. Ad Oriente l'impero romano sopravvisse ancora per un lunghissimo periodo a Costantinopoli, di fatto fino al 1453, anno in cui la città imperiale, conquistata da Maometto II, divenne capitale dell'impero ottomano. Ecco, questa è in soldoni la storia di Roma antica, ricchissima di avvenimenti e cruciale per lo sviluppo dell'Europa come noi oggi la conosciamo. E voi, siete mai stati a Roma? Avete mai visitato i Colli Romani o il Colosseo? Vabbè, se non ci siete mai stati, non vi preoccupate, perché l'Italia è veramente ricchissima di luoghi incantevoli e monumenti bellissimi. Quindi, se volete sapere un po' quali sono, non perdetevi il video che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Come sempre, trovate il link in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece state imparando la lingua italiana, vi consigliamo di andare sul nostro sito ufficiale www.lernamo.com, dove potrete trovare tantissime video lezioni di grammatica, vocabolario e non solo. Correte a visitarlo. Se invece volete seguirci sui social, potete farlo su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi basterà cercare Lernamo. A presto!